Buonasera ragazzi, stasera ce ne ho per tutti, anzi oggi, nella giornata di oggi ce ne ho per tutti, o sarà per la quarantena, o sarà perché mi sono rotto i coglioni, scusate del termine, ma stasera ce ne ho per tutti. Abbiamo incominciato con Barbara D'Urso, ho poi passato la palla a Barbara Palombelli e mo adesso passiamo la palla a un altro genio, Massimo Galli, il dottor Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive al Sacco di Milano Ospedale, che in una trasmissione che stava insieme a Paolo Acerto, come ben sappiamo, direttore del Pasquale di Napoli, sempre reparto di malattie infettive, il Pasquale di Napoli, colui che ha sperimentato su 11 pazienti un farmaco che evita di fare andare i pazienti in terapia intensiva. Ve la dirò là sul breve, però insieme a voi vi voglio far vedere che in questo momento così, così complicato, così che dobbiamo stare tutti uniti e io mi aggrappo al dolore della Lombardia, tutti questi morti di Bergamo, eccetera. Mi voglio aggrappare a questo dolore, voglio essere solidale perché dobbiamo essere tutti uniti e compatti. Io voglio farvi vedere un po' questo grande maestro, professore Massimo Galli, questa piccola intervista, cosa dice? Prego. Professor Galli, so che a questo punto questo farmaco verrà utilizzato, testato, è stato dichiarato oggi, no? Allora, non facciamoci sempre No, riconoscere, no, ma per solo favore. testato su un certo numero di pazienti. Questa cosa, mi perdoni, viene da sperimentazioni in atto da diverso tempo in Cina. Sì. Abbiamo tra i vari centri della zona più colpite, ormai credo qualche centinaio di pazienti trattati in questo modo. Per cui, Molti di insomma, più, gli dico, professore. diamo a Cesare quel che è di Cesare. Il primo ad usare queste cose in Italia è stato sicuramente il collega Rizzi a Bergamo, nonostante le sue migliaia di casi, 2000 rotti affrontati nel suo ospedale. Bravo, bravo. A te l'invidia ti mangia. A te l'invidia ti mangia. Allora, se come dici tu, è stato usato su dei pazienti a Bergamo, mi dispiace che sono morte tanti pazienti a Bergamo. Tanti, tanti. Il maggior numero dei morti stanno a Bergamo. Mi dispiace proprio questo. Bravo. Meriti proprio un applauso, ma seguiamo ancora un po' le stronzate che dici. Molto francamente, va bene tutto, io accetto tutto, mi sta bene che si attribuisca anche meriti, ma signori, non facciamo quelli che, voglio dire, non danno a Cesare quello che è di Cesare e ai cinesi quello che è dei cinesi. Sei vergognoso, proprio sei di una vergogna inaudita. Pur non fare i complimenti al dottor Acerto, pur di non fare i complimenti e complimentarti con lui, ti sei inventato i cinesi, lo sappiamo che i cinesi, però la sperimentazione a Bergamo, quando poi a Bergamo sono stati morti. Ma se Acerto l'ha sperimentato su 11 pazienti e ha funzionato in 24 ore, da là sto farmaco sta incominciando un po' a girare, a vedere un po' com'è la situazione. Sei di un'invidia disarmante. Allora, già quando parli si vede la tua invidia che ti mangia, ti rode proprio dentro. E in questo momento, in questo periodo, facciamo pure queste cose qua. Siete proprio da schifo e da vomito. Poi uno deve essere razzista oppure deve schifare determinate persone. Ma mi fate proprio vomitare. Siete proprio schifosi, schifosi. Ma guardiamo ancora. Hanno cominciato loro, abbiamo seguito noi nei tempi e nei modi, questa è la cosa giusta da dire. Ci ho detto, questo è un farmaco importante per cercare di battere il fuoco amico, è un Sì. farmaco importante che ci consente di poter bloccare il recettore di questa interleuchina 6 che se prodotto in eccesso crea problemi. Non è un farmaco antivirale,
no. Non colpisce direttamente il virus e va utilizzato, dobbiamo riuscire a capire meglio esattamente il momento in cui può essere utilizzato. Allora, dottor Scerto, se posso aggiungere una cosa, una cosa che Galli, poi devo andare in pubblicità. Certo, le devo dire che l'azienda in questo momento ha dato più di 100, ne ha dati 1000 di trattamenti, e comunque ci deve dare atto che il protocollo che in questo momento c'è è un protocollo dove ha lavorato l'Istituto Tumori di Napoli. Quindi... Sì, per carità, cioè peccato che comunque lo stesso protocollo era già applicato da tempo in almeno 12 unità operative. Quindi lei dice non è una scoperta, già c'era, comunque già veniva utilizzato. Va bene così, vabbè, va bene comunque... così, ma voglio dire, non esageriamo anche a fare provincialismi di varia natura. Che schifo, mamma mia, provincialismo. Provincialismo, continuava a dire sì, ma avete visto, si è fermata addirittura un minuto quando dottor Acerto, persona zitta, buona, stava là per dire almeno ci devi dare atto, e lui si è fermato quasi, ti mangia proprio l'invidia, vi mangia l'invidia. Voi siete, ma vi dico una cosa, noi a Napoli, l'aiuto però qua, noi a Napoli possiamo tenere la sanità una delle peggiori rispetto a voi del nord. Ma come dottore c'ha da fare un profitterolo, ma un profitterolo col vero senso della parola. Siete vergognosi, pure in questo momento così drammatico, posso di farvi complimenti, ognuno si aiuta? No, discriminate i lavori fatti da altri pur di non ammetterlo. Siete proprio da vomito, ma facete proprio schifo.